Prima di scrivere un racconto oppure un romanzo, bisogna avere una bella idea. Dove si trovano le idee? Ovunque. In un ritaglio di giornale, in un personaggio incontrato per strada o che ricordiamo nella nostra vita, in qualche cosa che ci viene raccontato, in una frase di un film televisivo detta da qualcuno oppure letta su un libro. Insomma, le idee sono ovunque. Nel momento in cui avete pensato di trovare un'idea giusta, raccontatela a qualcuno per sentire se effettivamente questo qualcuno condivide il vostro entusiasmo. Ma la cosa fondamentale è che voi ci crediate, voi dovete pensare che quella è l'idea giusta. A quel punto non la dimenticate, segnatela da qualche parte, portatela attaccata al vostro corpo come un palloncino legato al polso e nei momenti liberi, nei momenti magari di noia della vostra vita, pensateci, pensate a come si può sviluppare questa idea. Considerate che tutti i grandi romanzi, i grandi libri sono partiti da un'idea, una sola idea importante. Il libro di Saramago, grandissimo scrittore premio Nobel, Cecità, che poi è diventato un film, racconta di un'epidemia che fa diventare ciechi tutti gli abitanti di una città, eccettuata una donna. Lei potrà vedere. Anna Karenina è l'adulterio che porta una donna al suicidio, di Tolstoi. Dostoevsky ha scritto Delitto e Castigo, che è tutto intorno a un omicidio commesso da un giovane che vuole sentirsi onnipotente, vuole sentire che effetto fa uccidere e non essere scoperto. Uccide un'usuraia e la sorella, e poi tutto il resto del libro è la sfida alla polizia. C'è, per esempio, un bellissimo libro. E che è molto simile a una serie televisiva. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon. Forse lo ricorderete, del ragazzino autistico che non vuole essere toccato, non vuole comunicare, esce pochissimo, che poi all'improvviso decide di indagare sulla morte di un cane che è stato ucciso. Vuole diventare come il suo personaggio preferito, Sherlock Holmes. È un bambino fenomenale, con una mente capacissima per tutto ciò che è la matematica, la deduzione e i numeri, e riuscirà a scoprire la verità. La serie televisiva si chiama Touch. È una lunga serie di un uomo rimasto vedovo perché la moglie è morta nella tragedia dell'11 settembre a New York, ha un figlio autistico e questo bambino non parla, non comunica con lui, ma quest'uomo casualmente riesce a scoprire che il figlio ha una capacità enorme per i numeri, per gli schemi, e riesce anche a prevedere e a comunicare mentalmente con realtà diverse in luoghi diversi, e questo porterà ovviamente a tanti sviluppi la trama. C'è una scrittrice che io amo moltissimo, si chiama Patricia Highsmith, ha scritto moltissimi noir che sono diventati film, uno di questi è diventato il film di Hitchcock, L'altro uomo, oppure Delitto per delitto. La storia si chiamava Sconosciuti in treno ed è un'idea geniale, due uomini che non si conoscono si incontrano in treno e decidono di uccidere ognuno il nemico, diciamo, dell'altro, quindi la moglie in un caso e il padre nell'altro. Poiché gli assassini non hanno relazioni con le loro vittime, sarà molto più difficile scoprirli. Victor Hugo, quando scrisse Notre-Dame de Paris, ebbe l'idea andando nella cattedrale parigina e vedendo una scritta su una parete che in greco voleva dire fato. E immaginò che un'anima tormentata l'avesse scritta perché soffriva per qualche cosa. Da qui è poi partita tutta la storia. Calvino, per la sua meravigliosa trilogia sui nostri antenati, parte da immagini visive. Lui stesso le descrive così, dice in Lezioni Americane: all'origine di ogni mio racconto c'è un'immagine visuale, un uomo tagliato in due metà che continuano a vivere indipendentemente, e qui abbiamo il visconte dimezzato. Un ragazzo che si arrampica su un albero e poi passa da un albero all'altro senza più scendere a terra, e qui abbiamo il barone rampante, e infine un'armatura vuota che si muove e parla come se ci fosse dentro qualcuno, e qui abbiamo invece il cavaliere inesistente. L'idea dovrebbe essere un'idea originale. Molti iniziano dalla propria autobiografia.
da qualcosa che ci è accaduto realmente. Ora, il libro è creazione. Quindi ricordiamoci che se vogliamo usare la nostra biografia, questa parte biografica deve essere trasformata, deve essere reinventata. E se volessimo raccontare la nostra vita, non faremmo altro che scrivere un diario. Possiamo farlo se siamo dei personaggi eccezionali come i navigatori solitari, gli scalatori, ma allora sono dei memoir, non sono dei veri e propri romanzi che devono essere universali, non devono attingere alla nostra vita se non in modo mascherato. Ci sono poi diversi modi per sviluppare l'idea, dai taccuini, che io consiglio sempre di portare con voi, allo sviluppo dell'idea nella propria mente prima di cominciare a scrivere una sola parola. Oppure c'è il metodo Simenon, di cui però parleremo la prossima volta.